Andare per il mondo e cantare le lodi del buon Dio. È nato con questo spirito il coro dei cantori di Assisi, fondato nel 1960 da padre evangelista Nicolini, che è stato anche il primo direttore. Cantori come frati, come giullari del Signore. L'associazione Cantori di Assisi si è data il proprio statuto nel 1964. L'opera del gruppo va dallo studio del repertorio di musica fino all'esecuzione. Dal canto gregoriano alla musica rinascimentale, barocca e più moderna, al folklore umbro, italiano e straniero, fino anche ai negro spirituals. I cantori di Assisi si muovono nel mondo con concerti polifonici ed anche concorsi. Sono protagonisti di riprese radiofoniche e televisive, incisioni discografiche in Italia e all'estero. Lavorano assiduamente per l'affinamento vocale e stilistico. I coristi, seguendo il loro cammino in musica, portano la voce di Assisi e dell'Umbria nel resto d'Italia, in Europa, così come in Africa, America ed Australia. Il vento d'oro dell'Umbria è la definizione che i giapponesi hanno dato ai cantori assisani dopo aver sentito e respirato tramite loro il messaggio di umanesimo e di pace proprio di San Francesco. Padre Maurizio Verde è l'attuale direttore del coro dei cantori di Assisi. Lei ha raccolto l'eredità di padre Nicolini, è stato difficile? Il lavoro con lui è stato un lavoro davvero, mi sono reso conto, di grande accettazione da parte sua di dover passare la bacchetta ad un altro direttore che pur lui stimava ma che comunque rimane una persona diversa da lui. Ma anche da parte mia riuscire a comprendere l'importanza che il coro dei cantori ha avuto nella sua vita. La sua vita di musicista, di frate, di uomo, è davvero la sua creatura, è stato il prodotto più bello della sua vita e come tale io mi rendo conto di dovermi avvicinare a questa realtà in questo modo. Ho lavorato con loro come vice direttore per diversi anni, ma ho assunto la direzione stabile ormai solo da 2 anni e mi rendo conto di dover rispettare comunque un'eredità pur aprendo questa realtà a nuovi obiettivi, e forse questa è la difficoltà più grande, riuscire a cogliere la tradizione e riuscire ad aprirci a realtà nuove. Questa è sicuramente la cosa più stimolante ma anche più difficile. Di quanti elementi è composto il coro e soprattutto come si può entrare a far parte dei cantori di Assisi? Negli ultimi anni è cresciuto di numero, nel senso che un ingresso di 8-9 persone in una compagine corale nel giro di 2-3 anni è qualcosa di importante. Ecco, quindi potremmo dire che un numero stabile dei coristi si aggira fra i 33 e i 37. Come si entra a far parte del nostro coro? Penso che il dato di fondo è questo, che una persona abbia un minimo di possibilità vocali, ecco, la voce sia uno dei requisiti importanti, no? Su questo c'è un lavoro di ascolto, un lavoro di preparazione al coro. Quando ci sono delle possibilità in qualcuno che si presenta, ecco, non viene immediatamente immesso nel coro, ma c'è un periodo di preparazione, di ascolto reciproco della voce e della compagine corale. Poi pian piano con un lavoro di prove si può inserire. Credo che l'impegno per chi fa parte del coro sia notevole. Quante le ore di studio bisogna dedicare? I concerti sono un obiettivo, un punto finale, ma il lavoro costruttivo più grande è quello delle prove, dove le voci e le persone si mettono insieme, fanno concento, e questo vuol dire amalgamarsi umanamente, amalgamarsi con le voci, amalgamarsi con il modo di cantare, come si intende la musica, no? E allora il lavoro delle prove concretamente per noi è un minimo di 2 prove a settimana. Quindi vuol dire ogni persona dovrebbe fare dalle 3 alle 4 ore di prove settimanali. I cantori di Assisi fino ad oggi hanno realizzato 9 incisioni. Ce n'è una che ha un gusto particolare? Tra queste incisioni mi sembra di segnalare, di dover ricordare ora quello che è un po' il testamento spirituale di padre evangelista. Lui ha fortemente voluto come ultimo suo lavoro nel coro proprio un'incisione non tanto della storia del coro, quanto della storia vocale del coro collegata con la città di Assisi. L'ultimo CD, che appunto porta il titolo L'amoroso canto, è un pellegrinaggio musicale nella città di Assisi. Questa realtà nasce dal cuore di Padre Evangelista. Padre Evangelista ha pensato su ognuno dei santuari di Assisi alcuni brani che nell'ascoltatore potessero portarlo nel messaggio spirituale di quei luoghi. Ecco, e questo dice una cosa, quanto padre Evangelista sia stato un amante profondo di Assisi.
è stato Assisi, era la, in qualche modo la sua vita, è stato insignito anche lui, e questo per noi cantori è un grande onore, della cittadinanza benemerita della città di Assisi. E dopo Arnaldo Fortini è stata la seconda che è stata attribuita ad un cittadino di Assisi, proprio perché tutto quello che lui ha fatto l'ha fatto con i cantori, ma pensando ad Assisi. Questo è un messaggio importante che ci ha lasciato, e un'eredità che ci ha lasciato, un legame con questa città per noi. Una caratteristica dei cantori di Assisi è quella di andare in giro per il mondo. L'ultimo viaggio, che mi sembra di capire le appartiene parecchio, è quello del 2005 nel Brasile. Devo dire la prima tournée per me nella mia vita di musicista. E la prima tournée con il coro dei cantori. Questo ha comportato davvero per me un grande impegno, anche interiore, anche professionale. Comunque devo dire che l'esperienza più bella è stata l'incontro con una cultura come quella brasiliana, che è impregnata di italianità, ma che sa mettere insieme culture diverse e realtà diverse, tutte unendole in un'unità più profonda, più grande, no? E questo in fondo per noi è un grande messaggio, anche per noi. Siamo diversi nel nostro coro, siamo tanti, diverse le età, diverse le culture, diverse le estrazioni sociali, però tutti abbiamo un unico obiettivo, che è realizzare un'unione più grande che quella del canto. Grazie padre davvero di questo racconto bellissimo, di questo viaggio che abbiamo fatto insieme a lei, e a lei auguro buon viaggio. Grazie.